Grazie per essere venuti qui, sono Luca Fulchir, mi occupo, sono consulente di informatica, un sistemista, ma quello di cui mi occupo principalmente è appunto sicurezza nell'ambito delle telecomunicazioni. Per chi mi conosce o per chi ha seguito il talk che ho fatto ieri, gestisco un progetto abbastanza grande che si tratta di una riscrittura di protocolli di rete di abbastanza basso livello, tipo da TCP, TLS e autenticazioni. Questo è un progetto simile, una semplificazione di quello su cui sto già lavorando. È un altro protocollo di trasporto, un tunnel, per aggiungere correzione degli errori a un qualsiasi protocollo. E si concentra ovviamente su quelli più comunemente usati, quindi TCP o UDP. Nonostante il mio focus sia generalmente la sicurezza, questo è generalmente tutto completamente in chiaro. È una tech preview, nel senso che vedremo anche un po' di numeri di come la tecnologia funziona, ma non è ancora una stabile, per cui non c'è una. Non l'ho ancora rilasciato pubblico, probabilmente un paio di settimane riuscirò a metterlo disponibile per chiunque. Allora, la prima domanda è perché abbiamo bisogno di correzione degli errori nei protocolli? Soprattutto perché correzione addizionale? Sappiamo, se conoscete un po' i classici protocolli, sapete che il TCP è su checksum, l'IPv4 ne è un altro, l'Ethernet sotto ne è un altro ancora, e quindi solo per questo dovremmo essere abbastanza sicuri di quello che trasmettiamo. Ora, la realtà di questo, senza entrare nella matematica dello specifico CRC usato in TCP anziché UDP anziché quello di Ethernet, è che, diciamo, generalmente sono semplicemente algoritmi vecchi, pensati per rilevare una certa quantità di errori, una manciata di byte, non di più, e correggerne ancora meno. Nel corso ovviamente degli anni sono stati sviluppati algoritmi molto più nuovi e più importanti. Pensate al Reed Solomon che ho usato in tutti i CD-ROM e che invece non ha implementato praticamente nessun protocollo di rete. Però la singola correggere gli errori in un singolo pacchetto è un problema. E quello su cui si è lavorato dopo è stato cercare di recuperare interi pacchetti persi. Questo si tratta di, parliamo di forward error correction. Quindi perché abbiamo bisogno di correzione degli errori addizionali? Perché il mondo è andato avanti dagli anni 70. E perché le interferenze radio e tutti i punti radio sono comunque parecchio pesanti, e vedremo come anche una piccola percentuale di pacchetti persi può portare a una grossa perdita di performance anche dei protocolli più comunemente usati. Come dicevo prima, la correzione degli errori si divide in due. Grosso modo l'ECC, che è tutto quello che serve per controllare errori in un singolo pacchetto, e la FEC, la Forward Error Correction, che invece lavora generalmente solo sul recuperare interi pacchetti che si sono persi o che si è corrotti e che non si riesce a recuperare. Ovviamente una non esclude l'altra, e alcuni algoritmi come lo Reed Solomon possono essere usati in entrambi i casi, a seconda di come vengono configurati. Quello su cui mi concentro io è RaptorQ, perché è un algoritmo di cui ho fatto un'implementazione libera e gratuitamente usabile. L'ho fatto in CPU 11, ci ho speso anche un po' a renderla stabile perché l'RFC è parecchio complessa. E quindi, insomma, quello su cui mi concentrerò. In realtà esistono algoritmi ancora più nuovi come il Fulcrum, che è un miglioramento delle idee introdotte in RaptorQ, ma dietro ancora troppi brevetti, quindi per ora, ancora per un po' d'anni, purtroppo converrà lasciarlo stare. Parlavamo prima dello stacking di
di correzione degli errori, come abbiamo quello TCP, quello IPv4, quello sotto dell'Ethernet. In realtà quello dell'IPv4 poi riguarda solo l'header, non i dati stessi. È un problema questo stacking perché generalmente andiamo a controllare più volte le stesse, la batteria è già andata, le stesse quantità di dati, quindi vediamo se riesco velocemente. E perché è un problema lo stacking di correzione degli errori? Perché un errore che potrebbe essere recuperabile dallo stack più in alto, ad esempio di un qualcosa introdotto a livello di un codice introdotto a livello applicativo, in realtà viene già bloccato a livello più basso e questo ci fa buttare via l'intero pacchetto. Quindi in realtà quando parliamo di correzione degli errori, anche oggigiorno si tratta più di identificazione degli errori. Ok, adesso vediamo se riprende subito. Quindi nonostante anche in tier quello che cerchi di fare è combinare sia l'error correction che la forward error correction, il focus principale del protocollo sarà comunque la forward error correction, perché a livello più basso ci sono spesso appunto altri checksum che mi tireranno via interi pacchetti lungo tutta la rete. Siamo rimasti senza batteria e non parte. Se ce la facciamo. Eccoci. E quindi niente, facciamo un esempio di come funziona Raptor Q e in generale l'intera forward error correction. Come si fa a recuperare dei pacchetti persi. Il concetto è un po' quello che conoscete già da RAID. Abbiamo dei dischi, diciamo dei pacchetti sorgenti che contengono il dato che noi inviamo e abbiamo altri dischi, altri pacchetti che hanno informazioni che in sé per sé non significano niente, ma che ricombinate tra di loro o con i pacchetti sorgenti riescono a farci recuperare alcuni dati persi. RAID 5 non scala bene perché funziona solo con due dischi più uno di spare. Esistono altre tipologie di RAID che vi permettono di avere un paio di dischi in più, ma poi la complessità comincia veramente ad aumentare. Quindi quando si parla di questi algoritmi generici, come Raptor Q, che permette di avere un numero configurabile di pacchetti o dischi, se volete mantenere l'analogia sorgente, e un numero potenzialmente infinito di pacchetti di recupero. Sappiate che generalmente si tratta di lavori con matrici, generazioni di dipendenze tra un pacchetto e l'altro, quindi generalmente tutti gli algoritmi in questa categoria sono tutti su complessità cubica, perché le dipendenze in qualche modo le dovete risolvere. Come segue l'esempio? Prendete il vostro input, lo dividete in blocchi, ogni blocco verrà codificato e decodificato completamente indipendentemente dagli altri.
Ogni blocco viene diviso in simboli e generalmente questo significa che, ad esempio, un esempio di tir, un simbolo diventa un pacchetto a dimensione fissa. E a questo punto cercate di capire quanti pacchetti pensate di perdere, e se avete il 5% di pacchetti persi in media, sapete che dovete semplicemente mandare un 5% di pacchetti di recupero in più. La cosa carina di RaptorQ come algoritmo è che che vi permette di spedire i pacchetti originali così come sono. Non avete bisogno di codificarli tutti quanti insieme e spedire solo dei dati codificati che dopo vanno comunque ricodificati. Questo significa che se non ci sono problemi di trasmissione, voi non perdete assolutamente nessun tipo di performance, perché non dovete fare nessuna decodifica alla tua client. Il problema di RaptorQ è che invece è un po' probabilistico. Io ho 10 pacchetti, ne perdo un paio, però ne ho altri un paio di recupero. Totale sempre 10 pacchetti. Ho il 99% di probabilità di avere successo nella decodifica. Ogni pacchetto di recupero che ho in più aumento di 100 volte la probabilità di decodificare con successo tutto quanto. Nella pratica questo comunque dà una probabilità ben più che sufficiente, dato che già le probabilità d'errore sono basse, quindi non succederà proprio sempre. Cosa significa perdere pacchetti? Allora, questo era stato preso da dei test che ho effettuato io su un link tra delle virtual machine in America e in Europa. Stavo cercando di capire come funzionavano le connessioni TCP a livello di performance, sia in base al delay sia in base ai pacchetti persi. Quindi potete vedere nel primo caso che per quando non abbiamo pacchetti persi addizionali forzati, generalmente raggiungiamo anche i picchi di 50 megabit al secondo. Il link delle virtual machine erano dei 100 megabit, però il trasferimento è stato fatto su un file da 100 megabit, quindi anche il TCP ci mette un attimino prima, quindi la media torna lì attorno ai 50 megabit totali. Per quello non vedete il picco di banda, avrei dovuto provare con trasferimenti molto più lunghi. Il problema non l'ho fatto perché aumentando la percentuale dei pacchetti persi, che è possibile forzare semplicemente tramite Linux, le performance del TCP si riducono parecchio. Già al 5%, a seconda dell'algoritmo che viene usato per il control flow, andiamo dai 5 megabit in giù. Al 10% di pacchetti persi siete già fortunati se arrivate al megabit al secondo. Questo invece è quello che può fare la forward error correction per voi. Questo è un link di trasmissioni in puro UDP, in cui potete vedere tanto il delay quanto la perdita di pacchetti persi. Vedete che anche in 20% di pacchetti persi raggiungiamo comunque i 25 megabit al secondo. Insomma, per ponti radio, per cose del genere, cambiamo le performance di cui si parla. Tra l'altro, questo esperimento è stato fatto quando la libreria aveva ancora un paio di bug, quindi probabilmente adesso le performance sono ancora aumentate. Questa è l'introduzione sulla tecnologia usata. Cosa sto cercando di fare con TIR? È creare un tunnel. Allora, i tunnel classici sono quelli come la VPN. Prendiamo il nostro header e payload IP, lo spariamo dentro un altro header IP verso il nostro server. Questo significa che entrambi gli endpoint devono per forza parlarsi lo stesso protocollo, ovvero lo stesso tunnel, come quando avete un VPN client e server. Quello che sto cercando di fare io invece è dividere la cosa in tre fasi per diminuire il meno possibile delay. Nella prima fase forward i pacchetti così come sono, con un po' di connection tracking nel mezzo. Nella seconda parte, contemporaneamente a quando rilevo una connessione in uscita, cerco di fare un handshake sul mio protocollo con l'altro endpoint. Se l'handshake ha successo,
Identifichiamo la connessione e semplicemente facciamo l'hijack e tutto quello che veniva prima forwardato invece viene passato sul protocollo di correzione degli errori. Questo significa ancora una volta che non abbiamo delay per l'instaurazione iniziale della connessione e che tutto funziona anche se l'altro endpoint non supporta il tunnel. Se ci pensate un attimo vi rendete conto che ci sono parecchi problemi di tracciamento delle connessioni, perché in realtà non potete fidarvi di cose come l'IP di sorgente e destinazione, perché tanto server quanto client potrebbero essere dietro NAT, che significa che anche le porte fanno quello che vogliono. Anche volendo poi qualcuno potrebbe semplicemente giocare con il port forwarding e quindi la porta esterna non è la porta che vede il vostro demone. Praticamente l'unico modo che ho trovato per ora di identificare le singole connessioni è un hash estremamente veloce, in questo caso XXH64, del contenuto proprio del pacchetto, strippato di tutti i IP sorgenti, destinazione, checksum, eccetera. E il client che vuole installare la connessione con il server spedisce una serie di questi hash che identificano la connessione. Se il server li riconosce, semplicemente gli risponderà sì, puoi cominciare a spedire il tutto tramite tunnel e i due cominceranno a fare l'hijacking della connessione. Per chi l'ha già usato, XXH64 non è un hash crittograficamente valido. A noi in realtà non interessa perché non stiamo proteggendo dati, se abbiamo un po' di clash non è un grosso problema, perché non identifichiamo comunque la connessione da un singolo pacchetto, ma sto cercando ancora di capire quanti pacchetti servono per identificarla, ma per ora sono su una decina di pacchetti per cercare di identificare la singola connessione. Altri problemi su cui ancora sto lavorando è capire quando troppa correzione è troppa effettivamente, perché come ho detto prima l'algoritmo è cubico, ci può mettere un po' di tempo per rigenerare i pacchetti persi, ci possono essere un po' di ritrasmissioni per essere sicuri di avere anche abbastanza pacchetti di recupero. Quindi se io cerco di recuperare per forza tutti i pacchetti persi, finisco a generarmi un backlog enorme di cose da decodificare. E, insomma, visto che l'algoritmo è comunque abbastanza pesante, butto tutto carico sulla CPU. E nel mezzo magari sono una connessione TCP che ha già fatto il retransmit in ACK. Quindi per ora le due soluzioni sono semplicemente mantenere un numero piuttosto basso di blocchi da decodificare al massimo, e in futuro cercherò di capire in maniera programmatica qual è il timeout delle connessioni TCP per la CK sui vari sistemi operativi e incorporare questo timeout direttamente nel daemon, in modo che almeno per il TCP non ha senso aspettare troppo. C'è la CK che ha già fatto il lavoro per noi. Tutto questo funziona su UDP. Perché? Perché dobbiamo passare attraverso i firewall. Non abbiamo bisogno di control flow o altre cose, perché questo è già dato dai protocolli che noi stiamo veicolando. Se questi protocolli non spediscono pacchetti, anche noi non spediamo nient'altro e lasciamo che il tunnel vada in timeout e venga automaticamente distrutto. L'unshake, come potete vedere, è abbastanza semplice. L'unica cosa di nota è che sono stato attento a gestirlo in modo che che il protocollo non sia usabile per i classici attacchi di amplificazione, anche perché, come abbiamo già visto nel caso del DNS e di NSSEC, insomma, ne abbiamo già a sufficienza di questi. Ci sono alcune ottimizzazioni aggiuntive per TCP UDP, dove, come avevo accennato prima, facciamo uno strip delle porte, checksum e tutto quanto.
Per ora, per problemi di tempo, la cosa è comunque abbastanza statica sull'aumento sull'aggiunta di connessione, sull'aggiunta di pacchetti di recupero. Quindi sto aggiungendo in media un 5% così secco. In futuro cercherà di capire, non so ancora se comincerò a fare tracciamenti delle connessioni interne TCP per capire quando sta facendo trasmissione o meno, ma probabilmente no. Questo, come vi ho detto tutto, è end-to-end, però ovviamente da qui a fare un tunnel classico VPN in cui devi per forza avere, in cui tutto quanto viene forwardato da una parte all'altra, è un attimo, quindi ovviamente anche quello sarà supportato. Il progetto è scritto in CPU17, sviluppato prima su Linux, ma a parte tutto è molto. Infatti, in modo che l'unica parte che serve realmente portare è l'interfacciamento alle interfacce di rete del sistema, che comunque sono abbastanza standard perché sto usando generalmente solo dei socket row e il driver tune che poi usa alla fine anche OpenVPN. Ovviamente, come tutti i protocolli, alla sua serie di messaggi di controllo al suo interno, sta ancora in evoluzione, dato che è abbastanza nuovo. Ma siamo verso la fine. Come avete visto anche prima, i test confermano che da qualche parte sto andando. E questo è quanto. Domande? Nessuno? Zero? Il pacchetto di controllo è grande quanto i blocchi? Per ora no, perché essendo comunque in chiaro sto facendo ancora la gestione del controllo fuori dalla gestione della correzione degli errori. Questo perché è semplicemente più facile ed efficiente gestire il traffico dati dell'utente in questo modo. Però la mia domanda è legata alle performance, cioè per capire quanto costa mettere più pacchetti di controllo, che all'inizio dicevi È se. solo avere di in più. Bisogna capire semplicemente quanto ha senso scambiarsi informazioni ti ho inviato tipo 100 pacchetti, dall'altra parte me ne sono arrivati 70, quindi ne ho persi 30. Questo è importante. Più ne spedisco e più riesco a fare un protocollo adattivo. Meno ne spedisco, ovviamente, più rischio di fare overhead di rete. La gestione è tutta lì. I simboli, che per te sono i pacchetti, devono avere tutti la stessa dimensione, mi pareva di aver capito questo. Quanto è naturale nel flusso di una comunicazione che deve sostituire TCP pensare di avere pacchetti tutti? Se è un grosso trasferimento sono tutti pieni, ma se è un'interazione di negoziazione, di dialogo, Sì, si non ho corre il rischio di fatto. dover riempire i pacchetti di filler. Sì, generalmente le trasmissioni di dialogo, di negoziazione sono comunque all'inizio, quindi è facile che siamo ancora nella fase di handshaking, quindi magari non ci riguarda troppo. Però niente ci vieta, l'avere la dimensione del simbolo fissata è un problema più che altro per i pacchetti di recupero, perché quelli saranno a dimensione fissata. Se l'utente spedisce un pacchetto con 10 byte, io semplicemente metto la dimensione lunghezza a 10 byte, il pacchetto di 10 byte, poi il resto viene messo in padding a 0, ad esempio. Quindi non è un grosso problema. Comunque qui il kernel fa lavoro per noi perché il TCP è solo uno stream di dati, a meno che il programmatore non sia stato attento a usare opzioni specifiche, il kernel generalmente aspetta un po' per poter riempire il pacchetto prima di mandarlo in ogni caso.
Quindi per rispondere alla domanda in maniera semplice, la quantità di pacchetti non pieni è generalmente abbastanza bassa. A posto, se non ci sono altre domande, vi ringrazio.